E signori, bentornati sul mio canale. Andiamo avanti con il nostro Watch Dogs 2. Ho per dire Bad Blood, non so perché abbiamo finito da 2 mesi, però vabbè. Andiamo con la prossima operazione principale adesso, a parte il DLC, i DLC. Andremo dritti, quindi da qua alla fine ci saranno soltanto 2 ultime deviazioni prima di chiudere questo capitolo, di passare a Watch Dogs Legion, anche perché non c'è un Bad Blood o un Bloodline a destendere questa avventura, purtroppo. Per me è l'avventura più bella di Watch Dogs, e poi avremo comunque modo di discuterne, e è anche la più corta, purtroppo, sì. Va bene, allora, dobbiamo parlare con il signor Raymond Kenny, detto anche T-Bone, e io non vedo l'ora, ragazzi. Tanto si parlava di Bad Blood, pari del diavolo spuntano le corna. Ehi, ciao T-Bone, io sono pronto, non vedo l'ora. No, sul serio, modalità activist attiva. Allora, come inculiamo la Bloom? No, che c'è? Torna a giocare, ragazzo. Avete molto da lavorare prima di arrivare alla Bloom, anche col mio aiuto. Ray, fai un briefing senza di me. Dobbiamo essere... Questa voce l'adoro. Cioè, veramente, mi fa sentire bene dopo tutto il Watch Dogs che abbiamo giocato. Forza, Marcus. Briefing. Ok. Allora, diamo un'occhiata ai grossi aggregatori di dati. Gli amici di Nudo. Ogni volta che cerchi qualcosa, dai frigoriferi scontati all'anal violento... Cosa? ...qualcosa in più sul tuo conto. È profilazione di base. Giusto. Però forse non sai che la Bloom ha già messo le zampe su tutti quei dati. Oh, cazzo. Questa è grossa, Sitara. I dati di Noodle servono alla Bloom per rafforzare Bellwether, per affondare di più gli artigli. Se mettiamo le mani su queste munizioni, possiamo abbattere anche i bersagli più grossi. E io posso farcela. Per hackerare Noodle devi trovarti nella server farm e non puoi entrarci senza autorizzazione. Se non lavori lì non puoi nemmeno attraversare il cancello principale. Leao ha ragione. Secondo te Rob Zombie qui da chi ha avuto le info? Rob Zombie, cantante. L'ho anche visto dal vivo, è stato un po'. Uno dei miei capi mi sta col fiato sul collo. Ma tu, Marcus, puoi passare per un impiegato? Può fare di più che passare per impiegato, Sitara. Ripeti quello che mi hai detto, Orazio. I bus di Noodle. Ho inserito un exploit per le credenziali. Posso farti arrivare ai bus, devi solo entrare guidando. Crederanno che tu sia uno dei nostri autisti. Merda. Allora facciamolo. Va bene, dai. Comunque sì, le missioni hanno una creatività assurda in Watch Dogs 2. Incontra Orazio con le orecchie nello spazio al negozio di abbigliamento. Comunque, la missione si chiama Punti Deboli. Sì, vabbè, ve lo sapete già, io ho dovuto chiedere conferma. Beh, allora a sto punto facciamo così, non facciamo prima. Bello è che tu fai un pezzo di missione, poi esci, rientri nella missione anche comodo per poter poi fare delle piccole attività secondarie. Comunque. Sei pronto? Andiamo. No, devo lasciare la felpa di default? E dove siete da Noodle? No, va bene. Prendi l'autobus con Orazio, ok. Sì. Però ho visto una moto. Ho visto una moto. Allora, Orazio, ti tocca venire con me. No, amico, scegli di nuovo. Sei una pippa. Questa va bene? Ecco. La prima volta che trasportiamo qualcuno, pensate un po', quasi 30 video per vedere trasportare qualcuno, tolti i driver San Francisco, ma parlo della storia principale. Lì per bersi un caffè. Splendido. Bene, amico. C'è una cosa che voglio dirti prima. Mi dispiace per tutto quello che stai per vedere. Vuoi scherzare? Potrò esaminare da vicino il tuo alter ego, Orazio Carlin, il grande capitalista. Perché sento che questa è una pessima idea? Tranquillo, ci andrò piano con te. Voglio accare le persone, però, uffa. Fatemi vedere questi. Ah, però sono carini questi bus della Noodle. Ma se volessi questo, tipo, è stronzo, eh. Ok, dentro. Magari evitiamo di patacchiarlo a destra e a sinistra. Questo potrebbe essere un suggerimento.
Ok, dov'è il GPS? Ehi, siediti, dai. Faccio da solo. Ok, dai. Ok. Ma GPS, lo so dov'è il GPS. Su. Dov'è il GPS? Ok, questa ricorda moltissimo Assassino sull'autobus di GTA 5 che devi passare a prendere il cliente. A parte, credo che non bisogna prendere cliente perché abbiamo preso il bus dal deposito, quindi tutti la vede coglioni in maniera preventiva. Aspetta che c'è la corsia preferenziale. Ah, prima facciamo il servizio. Ehi, buongiorno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Tutto bene? Bene, Gary. Ehi, ciao. Salve. Gary lo sa perché c'ha il profiler. Orazio, che stai facendo per primo sul bus? Che posso dire? Sono un precisino. Comunque, i succhi di frutta mi hanno cambiato la vita. Mi sento leggero. Da quando ho smesso di berli ho perso un botto di chili invece. Niente. Perché non hai provato i miei? Sul serio, a te serve la polpa, che è la parte sana. Il succo la elimina tutta. Ti bevi soltanto zuccheri, i frullati. Ecco che cosa bevi. Vero. Fatti di frutta, verdura, super cibo. Super cibo? Già, le bacche di goji, polveri di maca, roba di questo tipo. Hai molto da imparare. Sai che la scienza dietro i super cibi è piuttosto dubbia? Beh, però è cibo sano, non puoi negarlo. Già, ma le bacche di goji non sono super cibo più di quanto lo sia l'uva. Sono operazioni di marketing per abbagliare... Chi è che sta facendo la guerra? Puoi continuare a parlare, eh? Non sono super cibo più di quanto lo sia l'uva. Sono operazioni di marketing per abbagliare i consumatori, senza offesa. Ah, oh, bizzarro. Sai, Marcus, ci sono momenti in cui vorrei essere là fuori a fare quello che fai tu. E poi c'è oggi. Grazie, amico. Mi viene la nausea davanti a tanta presunzione. E io che pensavo che la Bloom fosse un brutto posto. Oh, beh, in effetti non è proprio neanche il paradiso, se ci pensiamo bene. Comunque, dovrebbe essere qua il coso di Noodle, perché siamo a Palo Alto. C'è l'ultima fermata, vero? Sì. Ultima, ma non so poi se è ultima. Sti cazzi. Salve. Ehi, ciao. Ti sti culi però, oh. Datemi una calmata. Femminili, per me. In realtà potrei usare il boost. Non me ne ero reso conto che potevo usarlo. Madonna, quanto tempo avrei risparmiato, cazzo. Già, e il catering faceva vomitare. Digiunerò la prossima volta. Questo nuovo su... Grazie, mi sono divertito. Su. Stavo dicendo... Sei a San Francisco. Comunque... Già, e il catering faceva vomitare. Digiunerò la prossima volta. Questo nuovo sushi bar. Siamo arrivati. La salsa di soia non sa di niente. Sono divertita. Sì, è bene che sei a San Francisco. Sì. Eccoci qui. Orazio, mi sto cagando addosso. Ehi, che c'è? Non c'è nessuno come noi. Ah, benvenuto nella Silicon Valley. Ehi, come si chiama un nero circondato da mille bianchi? Come? Presidente. Se ci vedono insieme penseranno beh, che... Beh... Stiamo tramando. Oddio, quando è stato fatto questo gioco era vero perché c'è roba, ma... Segui Orazio. Fai qualcosa, zio, allora. Orazio. Sai, mi sento così... esposto. Ma va... Benvenuto nel mio mondo. Ci sono soltanto altri tre neri che lavorano qui. Due tizi e una donna. Abbiamo la nostra mailing list. Che merda. Ma ehi, combatti per una buona causa, per cambiare la vita nelle aziende della Silicon Valley. Beh,
Non puoi dire di sapere com'è lavorare qui finché non sei l'unico fratello in una riunione e rappresenti tutti gli altri neri. Cielo! Se mi dessero un centesimo ogni volta che mi dicono che sono incredibilmente... Perché c'ho gli occhi rossi? C'ha senso? Non qui, purtroppo. Tutta quella roba si trova sotto l'edificio di Noodle Maps. Ti serve un livello di accesso più alto per arrivarci. I manager di sopra possono fare questo per te. Basta che ripeti la performance dell'autobus con uno di loro e non avrai problemi. Andiamo in cucina. Ci servono zuccheri per lavorare. Va bene. Ehi, ti va un caffè? No, sono a posto. Almeno assaggia una pesca granata. Sono strepitose. Pesca granata? Cosa? Ok, caffè. Carlen? Brody? Che giornata, eh? Io sto a 1000, e tu? Senti, perché non ci dici che... A 1900. Dove stavi guardando? Con chi stavi parlando? Voglio solo un caffè, stronzo. Che hai detto? Voglio solo un caffè. Non è difficile da capire, eh? Ok. Sono sicuro che sarai più gentile con le risorse umane. Goditi il caffè. Che stronzo! Sei nuovo qui? Sì. Sì. Idiota. Quanto vorrei spaccargli il culo, lo odio, quello stronzo di merda. Ciao, Becky. Signori? Quello mi rompe il cazzo dal primo giorno che mi hanno assunto e ora dice che dovrei essere più gentile con le risorse umane. Quindi lui fa il doppio lavoro. Oh, merda. Lo sai? Volendo c'ha senso. Se entro nella server farm posso cancellare tutto, ok? Ci pensiamo noi. Non andrai in galera. Ti contatto io. Ok? Ok. Bene. Pesca granata. Pesca granata, anzi, posso sentire. Orazio. Ok, allora. Per arrivare alla server farm di Noodle. L'opzione migliore è l'ascensore della zona manutenzione al secondo piano di Noodle Maps. Ma attento, c'è la sicurezza, neppure io posso accedere. Capito. Secondo piano. Hackera lì. Come cazzo hackero lì? Non così. That's completely wrong. Aspetta, wrong però. È wrong. Potrei però mandare il giocattolino. Potrei. Non ti distruggere, grazie. Ok, intanto facciamo questo. Non so come non mi abbiano visto, non chiedetemi come, ma non mi hanno visto. Perché ti sei bruciato? Non lo so. Io direi di usare questo. Chi sa mai. Ah, avete sentito? Tu mi dai quello. Bene, ora sono Miss Laura Kim. Come entro in Noodle Maps? Se hai il suo ID, dovresti poterci entrare direttamente. Startup glielo metterà nel culo a tutti. Quelli se ne fregano della salute delle donne. Tanto tu mi dai soldi. Ti sa mai. Una cosa grossa. Ci servono solo i fondi per iniziare. Stai prendendo per il culo! Oh, chi è stato? Ho di meglio da fare. Qualcuno ti ha fottuto i soldi? Mi spiace. Santo cielo, stai bene? Ogni cosa. Sarà un server farm di Noodle? Scusa. Non volevo, cioè sì, volevo ma non volevo. Devo uscire su questo terrazzino? Incredibile come non mi abbiano visto le telecamere. Allora ha detto che si accede soltanto da laggiù, vero? M.
ma è un edificio completamente staccato. Non morire, grazie. Ok. Dovrebbe essere sbloccata la porta, vero? Yes, baby. Io che pensavo che fosse tutto concentrato lì dentro. Vabbè. Allora. Ecco, adesso la situazione si fa molto interessante, perché adesso vedo un po' troppe zone rosse. È vero che col jumper... Le maps sono violente, stai attento. Ehi, è con Laura Kim che stai parlando. Allora, tanto partiamo da questo. Che sta succedendo? C'è qualcosa? Poi. Ma perché oggi si rompe? Qua? Dove andiamo? Dove spuntiamo? Dove finiamo? Oddio, buono però. Buonissimo! Meglio di così. Non so cosa sblocchi questo, però... promette bene. Sblocca la porta. A posto. Bene, grazie. Siete stati molto gentili. Qua c'è l'allarme ed è meglio per ora non entrarci. Poi dopo semmai vediamo. Let's go out. Ma let's go out anche no. Perché... tu sei lì in mezzo ai coglioni. Detti disattivo. E appena ti giri potrei farti qualcosa. Però appena ti giri. Appena ti giri però tieni in considerazione che c'è pure lui. Ah, che situation complication. Questo dove porta? Oddio, aspetta, che forse soluzione ce l'abbiamo. E come se ce l'abbiamo? Ok, questo riporta qua, quindi non ci serve. Ma non ci serve questo. Ok. Direi che adesso ci posso andare. Attenzione che sono in due. Non mi dire che lo rianima perché sei proprio stronzo, Oh no, agente a terra! Se ti mandassi la banda? Questa la devi risolvere personalmente, fratellone. Comincio la ricerca. Ma che? Boh, chiedo, eh. L'ha rianimato, brutta merda. Che roba. Tanto ora vedrai chi ti viene a prendere. Esci con le mani in alto. Godo. Mi sono venuti a prendere. Vieni a renderti. Ascensori. Orazio, questi vanno alla sala server? Sì, ma non per te. Riconoscimento facciale avanzato. Vai alla zona di manutenzione, invece. Vai come abbiamo stabilito. Va bene, va bene. E fateli fuori. Bene, li stanno distruggendo. Aspetta che ne arrivano altri. Grazie. Te sei sempre lì. Senza arte né parte. E non ho problemi a passare. Ok. Visto? La banda ha risolto tutto.
non siamo più in area vietata. Sul serio, amico, vai con calma, non c'è fretta. Stai tranquillo, Orazio. Sono quasi all'ascensore. Qua si fa interessante, perché intanto c'è quello. Intanto. Ok, lo spegniamo. Poi. Lì c'è uno stronzissimo. E lo spegniamo. Così noi sblocchiamo questo qua. Grazie di avermelo sbloccato. Così noi andiamo qua. E adesso è un'altra zona rossa. Attenzione. C'è qualcuno? Apparentemente no. Siamo soli. Ascensore, non so cosa ci sia da fare, ragazzi. Qua se mi butto giù è proprio la peggiore idea che potessi avere. Ah, ok. Ehi, amico, sono all'ascensore ora. Orazio? È sparito. Aspetta, lo stiamo cercando. No. Non mi fottete Orazio. Dovremmo essere per ora fuori pericolo. Beh, questa missione è bellissima. Ricorda molto questa parte, ricorda richiesta di amicizia. Serve il codice di Orazio per entrare nella server farm, non l'avete trovato? Ho il suo GPS, ma non ci risponde. Ti faccio entrare io. Missione quella dove esplode il telefono a Jay Norris, come cazzo si chiamava? Le tracce sul computer sono prove sufficienti ad arrestarti. Ma voglio sentirlo da te. Non sai che voglio di Telefono. Oddio, che noia. Solo... Che cazzo... Uccidilo. Non è male, però. No. Beh, come va col DedSec? Sei la loro gallina dalle uova d'oro, stando dentro un noodle. È vero, fa il doppio lavoro. Ecco qui. Quinto emendamento. Oh, beh, io ci ho provato. Quale sarebbe il quinto emendamento? Telecamera? Basta, basta, sembra di stare al circo. Quelli dell'IT devono fare qualcosa. Chiuditi dentro. Sì, avete collegato questo edificio alla stessa rete con tutti i giocattolini. E come pensate di evitare il disastro? Beh, intelligente Sitara però, eh. Beh, ti darò un consiglio. Non ti scusare. Piuttosto pensa a rimediare subito, invece. Sì. Tu dici? Lo so. Davvero? Sì. Tu dici? Ma che devo fa? Ok, interruttore. Ah, per dire il numero del piano. Lo so. 43778. Carlin, sono accuse molto serie quelle che ha mosso. Preparerò una stanza sicura. Beh, le prove parlano da sole. Signor Carlin, devo chiederle di seguirmi. Poveraccio. Ho detto che sempre quelli che si cacciano nei guai sono i neri. Sempre. L'ho detto la prima missione. Cioè, non era una cosa discriminatoria. Anzi, mi dispiace che sia così. Q.
43778? A parte penso lo metta da solo, vero? Fatti forza, Orazio. Non mollare. Ok, dov'è che si aprono tutte queste reti qui? Ci deve essere un punto dove... Ok. Chiaro. Ho collegato tutto quanto per bene qui. Cazzo, che sfida che è. Oi vita mia. Lugore di stupore. Ok, allora tanto partiamo da qua. Qua non c'è niente. Ovviamente io sono così coglione che sono entrato dove non c'è niente, ma mi pare giusto. Che ovviamente il mio cervello, le sinapsi sono un optional. Analisi dati. Cazzo, è sbagliato. Saranno sbagliati tutti da qua alla fine, non vi preoccupate. Andiamo col secondo. Vediamo cosa ci offre. E qua dentro, sì. E l'altro è dopo. Ah ah. Ci siamo. Ci siamo, aspetta, 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 ce la fa qualcosa. Che devi fare, Marcus? Ci sono. Ora i dati di Noodle sono in mano al Dev. Ah, e qualcuno si è aggregato, fantastico. Chi di voi vuole aiutare un fratello? Abbiamo accesso a ogni postazione di lavoro di Noodle, anche quella di Orazio e di questo Prodi. Ho quasi finito qui dentro. Bene, vediamo. Bene, ho finito. Vediamo che combina Orazio. Così mi ci trasferisci col computer? Mentre c'è quell'altro coglioncello che s'aggira? Problemi tuoi. Poi me la paghi tu la morte dopo in caso, Ho deciso di non collaborare. Le consiglio di contattare il suo avvocato. Sì. Hai la sequenza dei tasti? Capisco. Grazie. Ah, signor Carlin. Io mi scuso davvero. Sfortunatamente abbiamo commesso un errore imperdonabile. Ma che sorpresa! Le chiedo scusa, prego. Può andare. Tutto è risolto, meno male. Ehi, non è possibile, io non... Signor Goodale, si sieda, prego. Non è... Ok, prego, non credo che... Si sieda! È stato lui a vendere, a mostrare le cose del codice, ci hanno cambiato. Fantastico! Incontro Orazio fuori da Noodle, ma secondo me non sarà così facile incontrarlo. Ho questa sensazione. Stai bene? Io sto benissimo. Che stai facendo? Ci vediamo fuori al bus Noodle. Pensavo lo ammazzassero. È andata anche troppo bene. Non si esce da qua? No. Ecco, lo sapevo. Da dov'è che si esce? Ah, ma sono su quelli, ok. Sono più tranquillo adesso. Ehi, sono in una grossa stanza refrigerata. Qualcuno sa come si fa a uscire? Sì, ti... Prima che mi congeli. C'è un condotto di scarico sul retro che dovrebbe portarti verso una delle uscite. Bene, grazie. Grazie. Con lo scivolo? No, vabbè, dai, ma... Che si sono inventati questo gioco?
scambiato le tracce di Orazio con quelle di Good. Missioni assolutamente molto più divertenti. Davvero non c'è proprio paragone. Grazie del complimento. Bypass rete. Va bene, sti cazzi. Dove sei, Orazio, con le orecchie nello spazio? Sarai uscito, spero. Mi auguro. Dopo tutto quello che ti hanno fatto passare, sarebbe il minimo proprio. Comunque parrebbe di sì, eh. Come va il trasferimento? È oro, Marcus! Oro! La Bloom attinge sicuramente ai dati di Noodle. Ne ha persino dato un accesso limitato ai suoi contenuti. Scusate se non festeggio, ma su questa storia c'è scritto il nome di Dushan. La Bloom e Noodle che collaborano a questo modo? È roba grossa! Ma mi spaventa a morte. Dai, ragazzi, Noodle non è così male. Come va, Orazio? Ehi, godetevi i dati, ma tenetemi da parte una birra, ok, Wrench? Ora ho in programma di... programmare. Ehi, grazie, grande, per tutto quello che hai fatto per me. Di niente. Ma ora non è che puoi levarti dal cazzo, innervosisci la gente. Cosa? Provata la pesca granata? Buona, vero? Ecco perché Orazio non c'è quasi mai con loro, ecco perché. Ora ho capito. Ho un eco con un sacco di informazioni preziose. Ma chi è questa? Ursula? Dimmi tutto quello che sai sul DedSec. Non lo saprà mai. Non lo sapremo mai. Vabbè. Allora, missione completata, credo. Sì. Credo proprio di sì. Eh sì, ragazzi, abbiamo completato. No, non la trovo, però posso confermare che l'abbiamo completata. Tutte secondarie. Vabbè, ragazzi, è fatta. 200.000 follower, un botto. Cazzarola. La polizia locale è sempre più allarmata per gli atti di violenza della banda dei Tesca. Recentemente sono stati collegati a diversi omicidi nell'East Bay, perpetrati, secondo gli esperti, con violenza esagerata perfino per le bande. Il capo della polizia ha dichiarato che il CTOS e le forze dell'ordine faranno di tutto per proteggere San Francisco dalle organizzazioni criminali. Il DedSec non è criminale, cogliona. Vabbè. Che dire, ragazzi? È tra le missioni completate adesso? Un attimo, ancora no. Bello, auguri. Merda, no, io. Senti, scusa, ma. Va bene, grazie ragazzi. Alla prossima, like, iscrizione. Ci vediamo alla prossima operazione principale. Grazie, statemi bene.